Grazie a ISPRA per avermi invitato oggi a presentare quello che noi riteniamo essere un sistema estremamente efficace per prevenire l'introduzione di specie invasive, che è quello delle positive list. E riteniamo che sia così efficace tanto da aver già dal 2013 iniziato una campagna per la promozione di questo sistema di legislazione nei vari paesi dell'Unione Europea. Innanzitutto per coloro che non conoscono Eurogroup for Animals, vorrei soltanto dire che siamo una federazione di 60 organizzazioni per la protezione degli animali, distribuite in 24 Stati membri dell'Unione Europea e oltre, perché abbiamo dei membri anche negli Stati Uniti, in Australia, Norvegia, Serbia e Svizzera. Questi sono i nostri membri, diciamo, di cui il rappresentante italiano è la LAV. Dunque oggi si è parlato molto di gestione di specie invasive, io vorrei parlare un po' di prevenzione e come ormai è stato riconosciuto da diversi documenti anche ufficiali della Convenzione di Berna o della Commissione Europea, il commercio in animali esotici è in realtà una delle principali fonti di introduzione di specie invasive in Europa. Questo avviene perché molti di questi animali che vengono venduti come animali da compagnia hanno in realtà delle necessità piuttosto complesse, per cui chi li compra spesso, di cui chi li compra spesso non è a conoscenza, scopre via via che non è magari stata una così buona idea prendere l'animale, oppure anche sono specie che hanno un'aspettativa di vita molto superiore a quella che si pensa quando li si acquista, e penso per esempio alle tartarughe. Per cui spesso vengono poi a un certo punto lasciati nell'ambiente pensando che questa sia un'ottima idea per l'animale, oppure sono gli animali stessi che fuggono perché appunto sono animali che in realtà si adattano molto male alla vita in cattività e per cui tentano di fuggire, alla prima occasione effettivamente scappano. Gli effetti di queste specie invasive sono che erano originariamente animali cosiddetti pets, no? Animali da compagnia, sono devastanti sull'ambiente, in realtà non tutti quelli che scappano, che vengono rilasciati ovviamente diventano specie invasive, ma si è calcolato che un 10-15% delle specie che vengono lasciate nell'ambiente possono diventare invasive. Un esempio eclatante, a parte lo scoiattolo grigio, ma c'è anche questa lumaca, Pomacea insularium, che è stata introdotta in Spagna, proveniente dall'America del Sud. È stata introdotta in Spagna nel 2009, se non sbaglio, e in breve tempo, lungo il fiume Ebro, ha invaso tutta la zona e ha causato la perdita della metà dei raccolti di riso, in Spagna, con danni di milioni di euro. Quindi anche in questo caso probabilmente è stata rilasciata dal proprietario di un acquario o è fuggita al controllo in qualche modo. In realtà non si tratta soltanto di un problema per la biodiversità, ma è anche quello delle specie di animali esotici da compagnia, è anche un problema serio per la salute umana, con diverse malattie che possono trasmettersi da queste specie esotiche. Si è calcolato che il 75% delle nuove malattie, delle malattie emergenti, è di origine zoonotica, quindi trasmesse da animali. Inoltre rappresentano un rischio per la salute di altri animali, di animali domestici, tra cui animali da reddito, animali da allevamento, con danni economici ingenti quando questo succede, ma anche trasmissione di malattie alla fauna locale. È un triste esempio molto recente di questo fungo chytrid, non so in italiano bene come si chiami, comunque è questo fungo che è stato trasportato in Europa tramite una salamandra asiatica che ne era il vettore sano, salamandra che è stata importata appunto come animale d'acquario, e si è poi trasmesso molto rapidamente agli anfibi europei, causando la scomparsa di alcune intere popolazioni di anfibi, soprattutto nel nord Europa, in Belgio e in Olanda, e oggi è una vera emergenza ambientale. Inoltre, non da ultimo, è un rischio per il benessere degli animali, nel senso che queste sono specie, come ho detto, specie che hanno delle esigenze particolari, non sono state selezionate per la vita in cattività. E spesso quindi anche l'alimentazione che ricevono non è assolutamente appropriata, quindi sviluppano
delle malattie o a dei comportamenti completamente innaturali, anche poi molto difficili da correggere una volta si trovi in ambienti più favorevoli. E poi è un rischio importante anche per la conservazione di specie protette, perché questo è vero soprattutto per alcune specie di rettili. In realtà molte specie di rettili vengono catturate magari illegalmente nel loro paese d'origine, dove sono protette dalla legislazione nazionale, ma essendo che non sono negli appendici della CITES, poi vengono, una volta che arrivano in Europa, possono entrare assolutamente legalmente nel mercato europeo e vengono quindi vendute ai privati e si trovano in vendita in internet in grande abbondanza. E questo ha degli effetti nefasti sulla conservazione delle specie nei loro paesi di origine. Per esempio, quello che vedete in foto è, credo, non so se il nome italiano è corretto, ma in inglese sarebbe il geco psicadelico, chiamato così, per i suoi colori, che è stato inserito in appendice 1 della CITES, proprio all'ultima conferenza delle parti, per cercare di proteggerlo proprio da questo commercio come animale da compagnia. Qui volevo far vedere questo breve video che mostra, appunto, dicevo, problemi comportamentali, perché queste non sono specie che sono fatte per vivere in cattività, questi sono dei macachi che hanno sviluppato questo comportamento di automutilazione, proprio dovuto allo stress della vita in cattività e sono appunto comportamenti che non sono sempre recuperabili. Ora, cosa dice l'Unione Europea, su questo, sullo commercio delle specie, degli animali esotici? A parte per quelle poche specie che sono inserite nelle appendici della CITES, su iniziativa, ricordo, dei paesi membri della CITES, c'è questa regolamentazione, oggi è stata citata già diverse volte, sulle specie invasive, e che altro non è che quella che noi definiamo una lista negativa, ovvero una lista di quelle specie che sono proibite, il cui commercio, il possesso e la riproduzione viene proibita a livello europeo. E penso che questo tipo di legislazione in realtà sia l'esempio più evidente di come questo sistema delle liste negative funzioni molto male, nel senso che è un processo molto lento, quello di aggiunta delle specie. Questa è una lista che dovrebbe venire rinnovata, come si dice, le specie dovrebbero venire aggiunte ogni anno. In realtà è un processo che sta avvenendo con un'estrema lentezza. È molto complicato, richiede un lavoro burocratico enorme, un lavoro di adeguamento enorme a livello dei paesi che poi li devono adottare e soprattutto è un processo reattivo, nel senso che una specie viene inserita nella lista nel momento che ha dimostrato di rappresentare un problema per la biodiversità, quando quindi il problema già c'è in realtà e spesso è anche impossibile rimuoverlo o comunque si può soltanto tamponarlo e questo nel caso delle specie commercializzate come animali da compagnia è particolarmente vero perché il commercio di queste specie è estremamente dinamico, segue le mode e quindi regolarmente compare in commercio una nuova specie. Quindi una lista negativa obbligatoriamente sarà inadeguata a gestire questo tipo di problema, perché è un continuo presentarsi, sono poche specie che sono proibite, tutto il resto è permesso e quindi regolarmente arriveranno in commercio specie che non erano attese e si scoprirà che c'è un problema a un certo punto e poi molto lentamente verrà forse un giorno inclusa in questa lista negativa. Al contrario, una lista positiva, che è quello che noi promuoviamo, è una lista di specie che possono essere vendute, acquistate e detenute come animali da compagnia, diciamo, dall'acquirente medio, dalla persona che ha conoscenze medie, quindi non viene considerata la persona specializzata, per quella c'è un'eccezione, come dirò a breve, ma una persona assolutamente con conoscenze normali o con nessuna conoscenza. Può solo acquisire quelle specie che sono incluse in questa lista. Tutto il resto è proibito automaticamente. Questo tipo di liste permette di proteggere l'ambiente, nel senso che appunto vengono incluse solo quelle specie che vengono valutate non essere pericolose per l'ambiente, quindi che non hanno rischi di diventare invasive. La salute e la sicurezza pubblica, nel senso che appunto soltanto quelle specie che non possono essere vettori di malattie o che non sono particolarmente aggressive e pericolose per l'uomo vengono incluse nella lista.
la salute degli altri animali, perché appunto quelli che non possono essere vettori di malattie vengono incluse, il benessere degli animali, perché soltanto quelle specie per le quali l'acquirente medio, diciamo il proprietario medio, può assicurarne ragionevolmente il benessere, vengono incluse nella lista stessa. E in realtà non l'abbiamo inventata noi la lista positiva, tutti i giorni noi per qualsiasi prodotto di uso corrente abbiamo a che fare con liste positive. Abbiamo bisogno di un'aspirina, l'aspirina e tutti i medicinali che sono in commercio in realtà fanno parte di queste liste positive, solo quello che è stato testato per non essere pericoloso per l'ambiente e per la salute umana è possibile in vendita. E se pensiamo un'analogia con appunto una tartaruga come animale vivente e un peluche a tartaruga, questo peluche è stato testato per non essere pericoloso per i bambini, per non avere parti che vengono perse, ingoiate facilmente, per non inquinare l'ambiente in maniera deleteria, diciamo, quando invece una tartaruga che è un essere vivente, una vera tartaruga è un essere vivente, quindi dovrebbe anche avere qualche considerazione in più, può essere venduta senza nessun tipo di analisi del rischio che essa rappresenta o dei problemi che comporta. Quindi si tratta di una situazione completamente anomala in realtà rispetto al commercio di qualsiasi altro prodotto all'interno dell'Unione Europea. Questo tipo di legislazione è già stato adottato in alcuni paesi e quindi vediamo qual è la situazione a livello europeo. Quando abbiamo iniziato nel 2013 la campagna per promuovere questo tipo di legislazione, qui vedete i puntini rossi sono quei paesi in cui c'era una lista negativa, quindi una lista delle specie proibite. Alcuni paesi stavano cominciando a considerare l'adozione di una lista positiva. E successivamente alcuni paesi le hanno inserite nella proposta di legge e poi il Belgio aveva già adottato questo tipo di legislazione per i mammiferi come animali da compagnia, già dal 2001. Oggi questa è la situazione, quindi come vedete si sta rapidamente diffondendo, al momento c'è Belgio, l'Olanda, la Norvegia e Malta che hanno già delle liste positive, nel caso della Norvegia solo di rettili, negli altri casi invece di mammiferi, per Malta è un tipo particolare di lista positiva, non entro in dettaglio, però è sia per mammiferi che per non mammiferi e il Belgio è sul punto di adottare, a brevissimo giorni uscirà una lista positiva per i rettili oltre che per i mammiferi. Volendo analizzare un pochino più in dettaglio la legislazione belga, perché il Belgio è stato appunto il primo paese ad adottare questo tipo di legislazione nel 2001, il Belgio, quando ha adottato questa legislazione, ha considerato cinque criteri per l'inclusione delle specie, cioè le specie sono state valutate secondo questi cinque criteri. Il primo era che doveva essere una specie facile da gestire, da curare, nel rispetto dei bisogni fondamentali di questa specie, non doveva essere pericolosa per la salute umana, non doveva minacciare la biodiversità locale, quindi non doveva avere un rischio di diventare una specie invasiva in caso di fuga e dovevano esistere sufficienti informazioni bibliografiche sulla necessità della specie, informazioni bibliografiche serie, cioè articoli scientifici. Nel caso di dubbio, cioè qualora non ci fosse un dubbio o le informazioni non fossero sufficienti, il beneficio andava a favore dell'animale, cioè semplicemente la specie non è stata inclusa nella lista. Quindi sono state incluse soltanto specie per le quali era chiaro che questi criteri venivano rispettati. E questa è stata la legislazione, adottata poi nuovamente nel 2009 per un complesso processo che c'è stato a un certo punto gli allevatori di animali esotici hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia europea, il processo è stato vinto, nel senso che la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che era perfettamente legittimo avere un tipo di restrizione di questo tipo. Venerdì poi darò più dettagli magari sul processo in sé. Quindi la lista comprende 42 specie di mammiferi. È stata valutata secondo criteri scientifici da un team che comprendeva scienziati, oltre che rappresentanti di tutte le varie categorie coinvolte, quindi gli allevatori di animali, le associazioni di benessere animale, e rappresentanti del governo, rappresentanti politici.
Inoltre include la possibilità di ottenere un permesso per specie che non sono nella lista. Questo perché la legge prevede per chi possa dimostrare di avere le competenze e la specializzazione per avere una specie che non è nella lista, può ottenere questa persona una licenza particolare. Quindi chi è specializzato per una certa specie può richiedere eventualmente, e se viene valutato che la cosa è adeguata, viene rilasciato questo permesso. Inoltre è anche possibile aggiungere specie in questa lista, se qualora venga proposta una specie, venga dimostrato che effettivamente questa specie risponde ai requisiti e a questi cinque criteri che ho nominato, può venire aggiunta in qualsiasi momento. 5 minuti. Sì, grazie. La legislazione comprende alcune eccezioni per zoo, circhi. Circhi oggi non è più d'attualità perché il Belgio in realtà ha un divieto dell'utilizzo di animali selvatici nei circhi dal 2014, istituti di ricerca, rifugi per animali e appunto privati con una speciale licenza o privati che erano già in possesso di quegli animali che sono stati poi inclusi nella lista al momento dell'adozione della legge, cioè non è che quelle persone sono state. Gli è stato richiesto di uccidere o di donare o di dare l'animale a un centro di recupero, ma semplicemente hanno dovuto dichiararlo e dimostrare che ne erano in possesso prima dell'adozione della legge. Il punto adesso è, funziona veramente, perché noi siamo investiti così tanto che abbiamo voluto esserne assolutamente sicuri. Il governo belga in più di un'occasione ha detto che la legge è molto efficace, di facile applicazione, non hanno avuto difficoltà burocratiche di nessun tipo nell'applicazione. Hanno osservato un graduale cambio di mentalità nella popolazione, nel senso che ormai la gente non, anche la domanda è scesa perché la gente si è abituata a non vedere più certi tipi di animali in vendita, in commercio. C'è un controllo sociale molto attivo perché la lista positiva è anche facile da conoscere non solo per chi la deve poi far rispettare, ma anche per i cittadini comuni. Una volta che sanno che ci sono poche specie permesse, se io vedo un vicino che ha uno scimpanzé in casa, magari lo vado a denunciare proprio perché so facilmente che non è una specie permessa. E inoltre ci sono anche poche, sono ricevuto, il governo belga ha ricevuto pochissime domande per specie che non erano nella lista, oltre che poche domande anche per avere delle licenze. Questo però per noi non era ancora sufficiente, abbiamo voluto quindi analizzare, fare un'analisi dei dati di tutte le confische, i casi di confische di animali che non erano nella lista dal 2009 ad oggi. Richiedendo i dati appunto al governo belga, abbiamo analizzato i dati sia di animali confiscati che animali che erano stati trovati nei centri di recupero, nei santuari, diciamo, oppure che erano stati portati dai proprietari. Appunto dal 2009 al 2014 abbiamo trovato che c'è stata una media di 7 casi per anno, quindi un numero decisamente, decisamente basso. E questo grafico mostra invece quali sono gli ordini più confiscati, diciamo, in realtà i carnivori erano quasi tutti procioni quelli che sono stati confiscati. Abbiamo anche guardato, e qui concludo, abbiamo guardato anche quelli che erano gli annunci online, perché in realtà il commercio di animali esotici avviene soprattutto online. In internet e quindi abbiamo cercato di monitorare i principali siti web di vendita di animali esotici e abbiamo trovato anche qui una media di 6 casi al mese, quindi ancora dei numeri molto bassi comparati ai paesi dove appunto sono in vigore queste liste negative o liste di specie proibite. Quindi la conclusione è che il sistema funziona. È efficace, nuovi paesi lo stanno prendendolo seriamente in considerazione. A breve Finlandia e Lussemburgo adotteranno lo stesso tipo di legislazione e quindi spero che lo possiate promuovere sempre di più anche in Italia. Grazie.